Ciao ragazzi e benvenuti a questa video lezione di Black Widow, il brano di Salmo facente sempre parte di Elvis Beck. Questa video lezione mi è stata richiesta da Joele, ma sarà leggermente diversa da quella a cui siete abituati. Per quella a cui siete abituati intendo ovviamente 1984 ed Elvis Beck sempre di Salmo e bene di Gemitaiz, ovvero non sarà un video dove io mi limiterò esclusivamente a suonare la parte presa in analisi con l'aiuto anche in grafica di una tablatura, ma andremo a vedere effettivamente le quattro parti che io ho trovato interessanti di questo brano. Cominciamo subito con quello che è l'intro, ma è anche la strofa del brano Black Widow. Da dire non c'è molto, semplicemente abbiamo all'inizio questo slide sulla corda di Sol dal dodicesimo al quattordicesimo tasto, triade di Re minore, quindi corde Sol Si Mi al decimo tasto, poi abbiamo, ovvero tutte note singole a parte l'ultimo bicordo, quindi 12-15 sulla corda di La, 12 sulla corda di Re, 15-14 Re Sol, e poi ripete il Re. E rinizia, molto semplicemente. Questa parte, per l'appunto, fa sia da intro al brano che anche una parte nella strofa. Successivamente incontriamo un'altra parte che in realtà, come sarà per la terza, non mi dà l'idea di essere una parte di chitarra, ma di un altro strumento a corda. Potrei dire delle cavolate, ma mi sembrano più, diciamo, sulla lunghezza d'onda di banjo ukulele come sonorità e anche come modo di suonarle. Però si possono anche fare con la chitarra. La prima parte, semplicemente, vi scriverò poi in sovraimpressione a che secondo o a che minuto compaiono per la prima volta tutte le parti che andiamo ad elencare. Saranno semplicemente delle note che seguono l'armonia in sedicesimi, in questo modo. Quindi appunto avremo una successione di Re, Do, Si e di nuovo Re in sedicesimi, questo per due volte. Successivamente arriviamo alla terza parte, che vi ricordo essere sempre una di quelle parti che non mi dà l'idea di essere suonata in realtà da una chitarra. Però con la chitarra sostanzialmente cosa possiamo andare a fare? Possiamo andare a prendere una triade di Re minore, che sarebbe 7, 6, 5, Sol, Si, Mi, la portiamo un'ottava avanti, quindi 19, 18, 17, e ritmicamente potremo renderla così. L'ultima parte è un riff che compare verso la fine del brano, che è anche l'outro proprio del brano, e fa così. Sostanzialmente quindi avremo i primi due giri, eseguiremo la scala, tra virgolette, cromatica, semplicemente una volta. Poi andremo su Sol e faremo una sorta di bending di un quarto di tono, nel senso tireremo un po' la corda ma senza andare a cambiare effettivamente l'intonazione. Al terzo giro invece eseguiremo due volte la scala cromatica, quindi sarà primo giro, secondo, terzo. Spero che questa veloce video lezione vi sia stata d'aiuto e vi abbia interessato. Per quanto riguarda soprattutto la terza parte, io ho dato appunto un approccio ritmico molto personale, diciamo. In quanto, vi ripeto, la seconda e la terza parte non mi danno l'idea di essere propriamente parte di chitarra. Quindi sappiate che potete bene o male suonare un approccio ritmico a vostra scelta, stando comunque su quella che dovrebbe essere la triade di Re minore. Vi ringrazio per aver visto fino a qui.